Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura affrontiamo il dramma della malattia mentale, del sostegno alle famiglie attraverso la lunga intervista negli studi della nostra emittente alla signora Maddalena Artucci, che da anni combatte per la malattia del figlio e lancia un accorato appello alle istituzioni. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, aumentano le guarigioni a Torre del Greco. Torniamo ad occuparci della questione del senso unico a Via Curtoli. Cresce la preoccupazione di commercianti e residenti a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Passiamo allo sport, ai microfoni di TV City, l'assessore Giuseppe Speranza annuncia le prossime manifestazioni sportive in programma in città. Poi la Turris che dovrà vedersela con il Foggia nella partita in trasferta. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Oggi dagli studi di TV City vi vogliamo raccontare una storia, la storia di Maddalena Artucci di Torre del Greco e di suo figlio Enrico. Una storia di dolore, una storia di disagio, un dramma per questa famiglia e soprattutto per questa mamma che oggi ha il coraggio di essere qui, di raccontarci la sua storia, di condividerla con gli altri e di aiutare anche gli altri che si trovano nelle La stessa stesse situazione. situazioni. Il figlio di Maddalena, Enrico, è affetto da tempo da disturbi psichiatrici e Maddalena si trova costretta quotidianamente ad affrontare numerose difficoltà per questo, soprattutto perché spesso manca la continuità nell'assistenza, perché spesso chi sarebbe deputato ad aiutarla, purtroppo non riesce a far fronte alla situazione. Maddalena, raccontaci il dramma che tu vivi tutti i giorni. La situazione poi si è aggravata ancora ad agosto, peggio ancora, e con i medici che non c'erano. Il mio medico di base, che era morto purtroppo, il dottor Ragasson, a novembre, e per l'epilessia, che tu, Antonella, sai, mi hai aiutata anche allora, per avere un medico. Enrico è seguito dall'ASL. Diciamo che è stato seguito saltuariamente dopo la Pinarella, perché non ci sono medici al Bottazzi. E non ce ne saranno altri, secondo me. E tante persone stanno al mio livello, per questo sto anche qua, non solo per me. La mia è importante come storia, ma forse qualcuno può penetrare nella mia, chi sta nella mia stessa situazione, non ha il coraggio di poter parlare. Provi una sofferenza sia a vedere Enrico affetto da questa Certo. malattia da anni, ma giustamente ti preoccupi per la sua incolumità Incolumità. e per quella anche delle altre persone. Eh sì, poche settimane fa mio figlio si è avvelenato. Ho chiamato l'autoambulanza di corsa perché abbiamo nascosto i medicinali, li teniamo noi. E non so come ha fatto a scoprire l'EN, due scatole da 2 mg, li ha presi tutti quanti. Anche ho chiamato l'autoambulanza dopo che me ne sono accorta. E mi fanno al telefono: c'è un medico, fra 2 o 3 ore ve lo mandiamo, l'autoambulanza. Aspetto le 2 ore e mezza, le 3 ore arrivano. Arriva un ragazzo, un infermiere e un portantino. E come entra dalla porta questo portantino, le testuali parole, lo devo dire per forza, io sapevo che era sto cretino scemo che chiamava. No, non stai chiamando sto scemo, ci stai chiamando mamma. Cioè, a questo punto qua, che vi devo dire? Vattene. O se no, se non vuoi fare il tuo mestiere, vattene. Ed è una situazione assurda È che su assurda. un'ambulanza non ci sia Il un medico. medico, un'emergenza Abbiamo che hai aspettato. vissuto tu, Non ma è la prima emergenza. Ti dico, altre volte abbiamo chiamato per l'emergenza che Enrico ha tentato, perché 3 giorni dopo Enrico si è tagliato la fronte pieno di sangue, sono venuti i carabinieri a casa. Sentono pure loro tutta la tragedia e mi dicono: vabbè, passiamo alla polizia municipale. La stessa cosa mi è capitata con loro. Mi fa uno: sì, signora, vabbè, facciamo una cosa. Mi chiamate domani mattina e vediamo di mettere l'assistente sociale in gioco. Chiamo la mattina dopo, alle 9, e mi risponde:
la sera porta consiglio, non vi possiamo aiutare, se no al massimo potete andare voi all'assistente sociale. Sono stata, ci sono stata. E che cosa ti hanno detto? Mi hanno dato questo foglio da riempire, cosa che io ho domandato all'avvocato, non lo posso riempire da solo, devono fare loro. Lo mostro se vuoi. Allora, devo riempire questo foglio per fare un tutore a mio figlio, perché da sola non ce la faccio più. Hai ragione, il tuo è un foglio che dovrebbe riempire l'assistente sociale e poi mandarlo all'ASL direttamente. Da lì poi vedere se ci vuole il giudice e mettere un tutore a mio figlio. A tutto questo, quindi tu per legge puoi avere un tutore, sì, lo posso avere, una figura che si prenderebbe sicura, quindi ti potrebbe affiancare nell'assistenza. Ah, certo, sì, perché sono sola. Perché giustamente i familiari, purtroppo, di persone che vivono questi disagi di natura psichica, psichiatrica, non riescono a gestire. Non è facile. Cambiano. Senza il sostegno dei servizi sociali, dell'ASL. Allora, io vorrei dire una cosa. Io capisco che c'è il Covid, c'è tutto oramai, ma non ho capito perché dobbiamo essere abbandonati tutti quanti. Essere abbandonati dallo Stato in sé per sé, io parlo già da chi sta sopra a Roma, andare a finire qua, dove proprio non c'è nulla a Torre del Greco, no, proprio la campagna è morta. Una madre da sola non ce la può non fare. Ce la posso fare. Ha preso i figli del gioco adesso. E noi non sappiamo più come aiutarlo. Io mi vedo disperata. Nei tuoi occhi, nella tua voce, nel pianto di oggi. Io tutta la sono stanca. In questo momento l'ASL lo sta seguendo. Dopo che cosa? Quante peripezie ho dovuto fare? Ringraziando te che sei entrata in gioco al mese di agosto, che mi hai fatto avere il medico là perché non c'era. Ogni volta che mio figlio andava da un medico, cambiavano questi fogli. Ogni foglio che ti cambiano di questi qua. Questa è la terapia. È una terapia. Le più piccole cose ti vengono, sa, 180, 200 comprese, perché non le passa all'ASL. Questa è un'altra cosa assurda che io non concepisco. Quindi lui deve prendere dei farmaci che non sono prescrivibili. No, non sono prescrivibili, ci sono prescrivibili e alcuni no, però costano tanto. E io credo e penso che un medico che segue un ragazzo riesca poi a capire quello che va bene e non va bene, che poi si cambia la terapia con piccoli passi, con piccole cose. Secondo lei i pazienti in queste condizioni possono essere curati a domicilio o devono stare presso delle strutture? No, io penso che ci vogliono delle strutture. Assolutamente ci devono stare delle strutture che vengono in aiuto ai genitori, ai familiari. Io cerco aiuto. Chi devo bussare? Ditemi voi, io non so dove andare più. Però mi diranno domani, sei stato sui giornali, si fanno la risata. A me non mi importa. Forse potrò aiutare qualche altra famiglia, qualche altro ragazzo, qualche altra ragazza che sta nella stessa problematica. Io dopo c'è chi non ci riesce. Di dolore che magari sono tra le quattro mura domestiche. Vengono nascoste per vergogna, per paura. Vi dico una cosa. Abbiate il coraggio di parlare, perché solo così potete andare avanti. Io chiedo aiuto, un appello proprio grande. Iniziando da Roma. E qualcuno, il ministro della salute, che venga qua. Perché io sono andata anche da Giovanni Palomba, non si può entrare dal sindaco. No, i cittadini non li vuole. Arriverà a darci una mano prima che mio figlio ci muoia in qualche cosa. Noi ci auguriamo che come emittente televisiva possiamo aiutarti. Allora, che chi possiamo far veicolare questo messaggio, che chi veramente è deputato per le sue competenze ad aiutarti, l'ASL, la salute mentale. Deve entrare in gioco, sociale, deve entrare in gioco. L'amministrazione comunale. Entri in gioco per te e per tutte le famiglie che vivono lo stesso dramma, per tutti i ragazzi. Ce ne sono stati drammi, e l'ultimo è stato poco tempo fa. Maddalena, io ti ringrazio per essere stata oggi qui nei nostri studi, per aver raccontato con coraggio la tua storia, il tuo dramma, la storia di Enrico. Il nostro auspicio è che il tuo messaggio arrivi a chi può veramente aiutarti. Aiutami, Antonella, come stai facendo a non abbandonare, ti supplico. E vi ringrazio a tutti quanti, voi con tutto lo staff. Ti prego. Grazie. No, grazie a voi. Continuano a migliorare i numeri dei contagi.
Nel comune di Torre del Greco, infatti, sono 11 le persone registrate che hanno sconfitto il Covid-19, cifra maggiore rispetto ai nuovi positivi del giorno, che sono invece 8. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 100 attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Intanto è pronto, secondo quanto si apprende, il parere della Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana che dà il via libera alla terza dose per la vaccinazione anti-Covid. Priorità sarà data, in una prima fase, ai soggetti immunodepressi. Per quanto riguarda la colorazione delle regioni, l'Italia non cambia per un'altra settimana. La Sicilia resta in zona gialla e le altre regioni in zona bianca, tra cui la Campania. Gianni Pinto, il Comitato Civico di Commercianti e Residenti di Via Curtoli è seriamente preoccupato a pochi giorni dall'apertura delle scuole per la situazione della viabilità che si verrà a creare nella zona. L'amministrazione comunale non sembra voler fare un passo indietro. Il Comitato Civico Spontaneo, sorto all'indomani dell'applicazione delle nuove disposizioni circa il senso unico di Via Curtoli, non mette assolutamente in discussione l'autonomia dell'amministrazione comunale nelle decisioni e nelle conseguenti assunzioni di responsabilità circa un'ordinanza. Un'ordinanza sulla quale già in passato si è dovuto fare marcia indietro. Noi, quindi, detto questo, noi siamo soltanto preoccupati su quanto succederà sui 5 plessi. E parliamo di 1700-1800 alunni, sicuramente ci sarà per qualche giorno, credo uno, due, tre giorni, una settimana, dei controlli da parte dei vigili urbani per la viabilità. Questo non risolverà il problema. Io non vedo quale sia stato il miglioramento nel cambio applicando il senso unico, tanto per capirci. Quindi con l'apertura delle scuole, secondo lei, saranno gravi e inevitabili le ripercussioni su tutto il traffico cittadino? Gravissime ripercussioni, perché le arterie di Via Curtoli, Via Marconi, Via De Nicola, sono le arterie che fanno accedere i pendolari alla città. Saranno intasate tutte le mattine e saranno intasate all'orario delle scuole. Via Curtoli ha ancora i lampioni al centro dei marciapiedi strettissimi. Io penso, un disabile accompagnato dai genitori col carrozzino, come fa a camminare? Ma come fa a camminare un disabile in tutta la città? Con il PNRR ci saranno tanti di quei soldi da spendere. Se l'amministrazione comunale ha le capacità e le risorse per fare dei progetti che possano garantire finalmente una viabilità o garantire la sicurezza dei cittadini, non solo i pedoni ma anche coloro che sono costretti a usare le sedie a rotelle, e allora noi siamo ben felici di verificare che questa amministrazione ha avuto la sensibilità, la capacità di intervenire su questo problema. Dunque l'apertura delle scuole sarà il banco di prova per verificare quello che succederà, ma sicuramente anche Fratelli d'Italia non è a favore di questo provvedimento. Sarà su questo problema in maniera molto più concreta, ma non soltanto Via Curtoli, ma su tutti i problemi della città per quanto concerne la sicurezza. Saremo molto attenti e saremo molto incisivi. Ci rivolgeremo all'amministrazione per la risoluzione dei problemi di sicurezza per quanto riguarda i pedoni e per quanto riguarda l'uso e il parcheggio indiscriminato di Torresi in città. Assessore allo sport Giuseppe Speranza, novità sul fronte delle iniziative. Nel mese di settembre sono in programma qui a Torre del Greco due interessanti manifestazioni. Due di una serie di manifestazioni che partiranno dal 3 ottobre in poi, anzi già giorno 19 settembre avremo i Walk Zone, una manifestazione che si terrà presso il Parco Salvo d'Acquisto. Colgo l'occasione per invitare chiunque appassionato di questo tipo di disciplina a partecipare, magari fare l'iscrizione attraverso la pagina Facebook del Walk Zone.
e poi poter partecipare il giorno 19. Inoltre le altre manifestazioni che abbiamo già in itinere è il Giro di Rosa della Campania e Torre del Greco sarà, ecco, tappa finale di, diciamo, di arrivo di questa manifestazione. Sarà un momento veramente molto interessante per la città, ci sarà un modo anche promozionale per tante attività locali e per la nostra città. In ultimo, ma non ultimo, il giorno 24 di settembre avremo poi un raduno nazionale di mountain bike che impegnerà la Stravesuvio. Noi avremo appassionati di questa disciplina di mountain bike che verranno da tutta Italia e addirittura mi risulta che sono prenotati anche non italiani, gente che verrà dalla Svizzera, dall'Austria, in questo meraviglioso territorio che è nei pressi della zona di Valle dell'Orso. Lì faremo il punto di concentramento per poi attraversare tutto lo stradello circumvesuviano che attraversa il Vesuvio. Saranno dei momenti interessanti, quindi colgo l'occasione per invitare la cittadinanza a partecipare. Questo vuole essere solo un'anteprima di notizie, ma sicuramente ci saranno altri comunicati più specifici. Vigilia di campionato con le candeline per la Turris, che compie oggi 77 anni dalla sua fondazione col nome di Polisportiva Turris nell'allora campionato di prima divisione. I corallini, reduci dal KO interno di domenica scorsa contro il Monopoli, si preparano per la difficile trasferta di Foggia, con fischio d'inizio allo stadio Zaccheria alle ore 20:30. I rossoneri, che quest'anno sono nuovamente sotto la guida di Zenek Zeman, il boemo fu allenatore dei pugliesi nelle stagioni di Serie A, sono reduci dal reboante successo per 4-1 contro il Potenza e sembrano avere le carte in regola per disputare un campionato di vertice. La squadra di Mister Caneo, invece, nonostante il discreto gioco mostrato nelle prime uscite, è ancora alla ricerca del primo successo in campionato, da costruire principalmente con una maggiore pericolosità offensiva, vista l'unica rete siglata nei primi 180 minuti del torneo. Toccherà quasi sicuramente a Sant'Agnello provare a perforare la difesa dei Satanelli. È lui l'uomo su cui ha puntato la società e a cui sono affidate le speranze di evitare i patemi vissuti sul finale della scorsa stagione. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Buon fine settimana e arrivederci a lunedì.